Un presepe curato nei dettagli e molto particolare, quello realizzato all'interno della chiesa Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano. Un gruppo formato da 10 persone, in circa un mese, hanno realizzato una vera e propria opera d'arte, allestita davanti all'altare. A spiegarci il significato è il parroco Don Giuseppe Marini. È ormai tradizione da tanti anni che un gruppo di giovani, diciamo giovani adulti, cinquantenni, e troviamo qui due degli artisti che hanno realizzato quest'opera, fanno questo presepe. Quest'anno mi hanno chiesto di farlo intorno all'altare, sul presbiterio. È una realizzazione molto bella e anche significativa. Intanto realizzare un presepio non solo nelle chiese ma anche in tutte le famiglie è una cosa molto bella. Anni fa Papa Francesco nel 2019 ha scritto una lettera apostolica che parla proprio del presepe, invitando tutte le famiglie a farlo e spiegando il perché. Questo documento si chiama proprio Admirabile Signum, definisce il presepio come un segno mirabile, come un Vangelo vivo, come qualcosa di molto importante che ci fa rivivere il mistero dell'incarnazione, che è all'inizio della nostra esperienza cristiana. Dio che si fa uomo, viene ad abitare in mezzo a noi, spiega anche tutti i personaggi, ma la cosa importante è proprio questo legame che c'è tra incarnazione ed Eucaristia. Celebrare la messa dentro un presepe, come sta avvenendo in questi giorni da noi, non distrae, ma ci aiuta a concentrarci su questo mistero dell'incarnazione rappresentato dalla grotta, della capanna, dove c'è Maria, Giuseppe e il bambino, ma in più il passaggio dall'ambone verso l'altare. Il Verbo si è fatto carne passando attraverso l'incarnazione. Sant'Agostino dice che il Figlio di Dio è stato adagiato in una mangiatoia ed è diventato cibo. E allora questa presenza di un presepe intorno all'altare, ecco, diventa per noi un motivo ulteriore di riflessione e di meditazione. Ci sono tante strade che conducono tutte al luogo dove c'è Gesù, Maria e Giuseppe. E è importante anche questo ruscello che scende con le sue cascatelle, che è realizzato molto bene e che può in qualche maniera richiamarci l'acqua del battesimo, ecco un altro segno importante. Sicuramente l'altare è Cristo, il presepe è una rappresentazione, però è un segno che ci aiuta a capire meglio anche l'altare, l'Eucarestia, quello che è venuto a fare. La chiesa rimane aperta dal mattino alle 7:30 fino alla sera alle 19:30, è sempre aperta e molta gente viene a vederlo incuriosita da questo presepe.